Buonasera da parte mia e da parte di tutta l'organizzazione e lo staff di Skyway Capital Italia. Siamo, siamo qui stasera per parlare di tante cose, tante scadenze, ma la prima cosa importantissima ed è il, il primo obiettivo e realizzare al meglio la conferenza internazionale che si terrà il 9 giugno a Peschiera del Garda Skyway Capital. Eh, questa è la locandina che ha, che ha pubblicato la, la Beatrice eh, che sta organizzando, quindi vorrei intanto fare un, un applauso alla, alla Beatrice che, che appunto si sta dando da fare per organizzare al meglio. Questa, questa conferenza internazionale ma chiaramente per organizzarla al meglio è necessario eh, che tutti noi siamo eh, collaboratori e coordinatori di questo grande evento per far sì che avvenga una bella conferenza è necessario la, ehm, la condivisione e la partecipazione eh, perché eh, parliamo già oggi che siamo neanche alla fine di marzo, i primi di aprile e parliamo di questa conferenza, perché è fondamentale cominciare già a lavorare e, e avere degli iscritti alla conferenza. Tanto più sarà la partecipazione e tanto più avremo dei grossi vantaggi da parte di eh, Skyway Capital nei nostri confronti. Eh, verranno dei direttori. Eh, dei direttori di Skyway Capital. Naturalmente, se noi facciamo un bel evento eh, possiamo replicarlo già quest'anno un altro, eh, e mh, direi di poterlo poi fare mh, al sud Italia. Quindi l'idea sarebbe quello di farne un altro verso il sud Italia. Eh, quindi chi di voi eh, vuole una conferenza internazionale nella propria regione, eh, alzi la mano, tutti, eh, penso. Bene, eh, questa conferenza internazionale è molto importante, avremo appunto eh, minimo due, per, due direttori di Skyway Capital che verranno a parlarci e testimoniarci del progetto e lo sviluppo, eh, potremo fare tante domande e, e potremo portare tanti ospiti, tante persone nuove che non conoscono ancora Skyway e quindi questo questo è un evento importantissimo, già da oggi eh, cominciamo a porci un obiettivo tutti quanti per portare delle persone alla conferenza. Qui ci sono i dati e nei prossimi giorni eh, vi daremo eh, informazioni eh, a riguardo tutta la, eh, la programmazione, quello che, che, che sarà l'evento, orari e... e, e come prenotare e così via bene partiamo con la presentazione che facciamo tutti i mercoledì sera eh, chiaramente ehm, ci sono delle scadenze importantissime eh, una tra tutte è quella di, eh, di fine marzo è una scadenza eh, riguardo chi è iscritto al progetto dal nel 2016, nel 2017 e ha acquistato delle, eh, dei pacchetti, eh, dei pacchetti che eh, sono, per chi, per chi è nuovo questa sera, cosa sono i pacchetti? I pacchetti fondamentalmente sono delle donazioni, donazioni che vengono, eh, vengono contraccambiate con delle quote di partecipazione, queste quote di partecipazione eh, sono eh, un quantitativo che dipende dalla fase in cui vengono acquistate. Oggi siamo in fase 10, c'è una promozione andare al 31 marzo che permette a quelli appunto che si sono iscritti nel 2016 e nel 2017 di riacquistare alle stesse condizioni della fase 8 o della fase 9, ma anche della fase 7 per chi era eh, prima di, di settembre 2016. Alle stesse condizioni, quindi eh, una, un vantaggio in più che è quello appunto di avere più eh, quote di partecipazione a parità di eh, donazione. La, sec la seconda scadenza, altrettanto importante, è per i nuovi iscritti o per le persone che sono comunque iscritte nel 2016 nel 2017 ma che non hanno ancora acquistato e quindi donato, eh, donato mh, de dei soldi e quindi hanno la possibilità entro l'11 aprile di mantenere una promozione che è eh, quella della fase 10. La fase 10 si è conclusa, manca solo una scadenza in termini di distribuzione delle quote e, e si passerà alla fase 11 qual è la differenza dalla fase 10 alla fase 11 è questa se noi eh, doniamo un dollaro in fase 10 riceviamo eh, riceviamo eh, dunque per un pacchetto eh, minimo eh, riceviamo 75 quote nella fase 11 queste 75 quote si ridurranno a 50. Se invece facciamo un pacchetto eh, più grande, eh, dopo nel dettagli li vedremo eh, eh, più, più precisi eh, durante la, la presentazione, eh, in fase 10 abbiamo una, un numero di quote eh, pari a 175. Eh, per un dollaro mentre in fase 11 avremo 125 quindi c'è una riduzione del numero di quote di partecipazione a parità di, eh, di, di soldi versati per il progetto Ecotecno Park vediamo in dettaglio un pochino il progetto Skyway allora, di cosa parliamo? Parleremo del mercato dei trasporti nel XXI secolo, appunto il progetto Skyway, quali sono le potenzialità di sviluppo di questo progetto e quali sono i vantaggi per la società, per la comunità, per il mondo intero. E infine, l'opportunità di business con Skyway Capital, appunto l'opportunità di business è quella di donare eh, delle quote di denaro che possono essere da un minimo di 15 dollari a salire eh, fino a 10.000 15.000 100.000 dollari non c'è limite per, la, per il valore eh, massimo e ovviamente a parità della, della quota versata avremo in un cambio in cambio delle quote di partecipazione della società. Queste quote a tutti gli effetti non sono eh, azioni perché non sono eh, scambiabili in, un, in, un, in uno scambio eh, borsistico e quindi non sono titoli azionari, ma semplicemente verranno tradotte in azioni nel momento che l'azienda decide di entrare in borsa. Eh, è già stato prevista questa eh, questa uscita, del, cioè questa entrata del titolo in borsa, ma chiaramente la data certa l'avremo in un momento successivo. In questa fase qui siamo in un momento molto importante perché ehm, l'azienda sta eh, sviluppando, sta mh, testando l'unitrac, uni, che è la eh, cabina per il trasporto merci. E c'è una fase di test della, di assemblaggio, eh, dopodiché ci sarà una fase di test eh, su linea, quindi l'Unitrack verrà eh, posizionato su linea, per poi eh, definire tutta una serie di documenti che permetteranno di far partire tutte le eh, programmazioni di progetto eh, già stabilite nei paesi che hanno eh, già anticipato eh, parecchi soldi per partire con questo progetto di Skyway. Le, eh, I progetti eh, per la maggiore sono nei paesi eh, Indonesia, India, Australia, Emirati Arabi. Quindi eh, UNICEF in un'intervista della scorsa settimana ha ribadito che quest'anno eh, è... è è decisivo per l'inizio di questi lavori quindi la diffusione della tecnologia skyway nel mondo chiaramente questo progetto è di interesse anche nel paese italia dove ci sono già stati degli incontri importanti tra una delegazione italiana e la diciamo la presidenza di, eh, in qualità di persona di Uniski Anatoli a Minsk e ci saranno altri incontri molto importanti per definire quali sono le, eh, i progetti eh, di sviluppo appunto in Italia e non solo in Italia. Bene, andiamo avanti. Eh, intanto eh, do il il benvenuto anche a partecipanti che si sono appena collegati. Benvenuti a questa serata di Skyway, è una grande opportunità di eh, capire come poter partecipare a questo progetto. Progetto molto, molto importante. Bene, eh, qui in questa slide possiamo notare come eh, in qualunque settore. Noi andiamo a fare una valutazione, c'è stato un progresso tra il passato e il presente. Eh, se parliamo di automobili, siamo partiti dall'invenzione dell'automobile dell di Henry Ford, che è stato appunto uno dei fondatori della Ford Motor Company, e dalla, eh, da questa, eh, questa automobile. Partita nella, nella costruzione intorno ai primi anni del Novecento, eh, ad oggi, dopo un, un secolo, abbiamo una tecnologia completamente diversa: eh, automobili altamente tecnologiche, ma di fatto eh, mh, eh, mezzi eh, più sicuri, eh, più veloci, eh, ma eh, non non hanno comunque portato a, un, a una risoluzione di problemi quali la congestione del traffico, l'inquinamento, incidenti stradali. Eh, lo stesso Thomas Edison, che nel 1880 brevettò il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ha permesso eh, di un, un enorme sviluppo eh, nell'ambito della... Eh, di, di tutto quello che, che ci serve eh, ogni giorno per vivere perché, perché tutto gira intorno all'energia elettrica e da qui possiamo eh, evidenziare come la tecnologia è passata ehm, dai rullini eh, fotografici eh, in bianco e nero per poi quelli colorati con la polaroid che, che mi ricordo faceva le foto eh, a colori eh, istantanei per poi passare adesso alle macchine digitali, per poi passare al telefono e, e, e quindi fotografie molto, molto ben eh, definite, e con dispositivi sempre più piccoli, sempre più miniaturizzati, minuto, senza parlare anche del, del computer e via dicendo. Nel settore invece eh, finanziario, siamo partiti con, eh, partendo dal, dal, dallo scambio delle merci, quindi dal baratto, per poi passare alla eh, moneta stampata che eh, aveva un controvalore in oro, poi mh, questa moneta è cominciato a essere stata, eh, cominciata ad essere stampata eh, in, eh, sempre di più eh, e quindi la sua svalutazione. Si è passati alle carte elettroniche eh, dei circuiti quali Visa, Mastercard per i pagamenti eh, digitali online e oggi eh, si parla di criptovalute, di monete digitali, di Bitcoin e, e così via. Quindi anche nel, nel sistema finanziario c'è un'enorme evoluzione. L'evoluzione che che però in questi, in questi ultimi anni diventa sempre più importante è l'evoluzione dei trasporti. L'evoluzione dei trasporti, Perché? Perché le automobili hanno, eh, o in generale i veicoli, hanno portato a una congestione, sempre più gente ha, le, ha i mezzi per muoversi sempre, e quindi sempre più... E macchine, e camion, e automobili, mezzi si muovono sulle strade, autostrade, congestionando tutto il traffico. Juninsky, Juninsky è partito con la su su le sue teorie nel 1977 e la sua idea eh, è quella di portare in orbita, eh, e sollevare appunto in orbita, attorno alla Terra, eh, le eh, milioni di tonnellate di merci senza usare i razzi a carico. Eh, Questo è, è il suo obiettivo principale, ma nel frattempo ha, per, ha, ha ideato una tecnologia, la tecnologia stringa, per far muovere le automobili, eh, e non solo le automobili, ma in generale i, ehm, i, i, i veicoli. Ehm, alzati da terra da 3 metri in su. Questo perché? Perché permette di eh, viaggiare eh, in molto più eh, in sicurezza, molto più eh, veloci, senza eh, costi aggiuntivi, con una riduzione di energia elettrica e, eh, e ci si può muovere indipendentemente dal, dalla eh, dalle condizioni atmosferiche. Anatoli Uninsky eh, ha un background molto elevato, eh, è autore di 18 libri, oltre 200 articoli scientifici, 140 brevetti. Questi, eh, 100, eh, queste 140 invenzioni sono chiaramente eh, delle, eh, de, degli spezzettamenti. Eh, del, della sua eh, tecnologia, quindi la sua tecnologia, la sua struttura del progetto Skyway è stato suddiviso in tanti elementi che eh, presi a sé stanti non significano niente, ma messi tutti insieme come un puzzle eh, generano un, un progetto fantastico che viene ed è stato premiato come il progetto eh, del ventunesimo secolo. Ecco, passate presente anche nel caso del, del trasporto appunto. siamo partiti dalla locomotiva a vapore a carbone, i treni, eh, i treni eh, su rotaia elettrici, eh, treni a lievitazione magnetica e adesso la, eh, il trasporto eh, non più su binario sul terreno ma eh, elevato da terra, che è appunto il progetto di Uninsky. Perché? Perché abbiamo bisogno di cambiamenti nel sistema dei trasporti, congestione, traffico enorme, eh, smog, inquinamento e mh, diciamo anche infrastrutture eh, obsolete, cioè vecchie, eh, anzi ci sono dei paesi che non hanno proprio le, le infrastrutture, sono proprio quei paesi che hanno un forte interesse per Skyway perché possono partire con delle infrastrutture innovative che altri paesi non si possono permettere in questo momento a causa di barriere, di barriere architettoniche e quindi hanno um, dei tempi più lenti rispetto a, a, alle, ai paesi che invece eh, non hanno proprio infrastrutture. Quindi è un paradosso, ma eh, i paesi meno eh, sviluppati e con territori eh, liberi da, da, da vincoli possono sviluppare eh, più velocemente il progetto Skyway. Skyway è una tecnologia di stringa, abbiamo detto, è un sistema di trasporto che permette di raggiungere eh, luoghi inaccessibili alla massima sicurezza possibile. Eh, con il minimo impatto ambientale, senza ripercussioni sulla salute e con il miglior rapporto costi-benefici. Tutto questo ci permette di eh, arrivare a dire che questo è un sistema di interesse a livello a e di fama mondiale, quindi a livello mondiale ha un enorme interesse, a tal punto che eh, chiaramente questo progetto innovativo può risolvere il problema del traffico, della congestione, dell'inquinamento ed è importantissimo eh, esaminarlo. Questa è una, eh, diciamo una stazione eh, ipotetica, uno snodo tra una linea urbana e una linea extraurbana. La linea urbana che è 50 km di contro quella extraurbana massima velocità 500 km/h. A che punto siamo con queste tipologie di linee? La linea urbana è una linea già certificata, quindi abbiamo le certificazioni per poterla eh, diffondere nel mondo. Per quanto riguarda invece la, eh, eh, la linea extraurbana ad alta velocità, è stato costruito a, a Minsk eh, una tratta di linea con una struttura semirigida che, che appunto sostiene questi mezzi ad alta velocità eh, e eh, sarà comunque testata eh, in un luogo diverso da Minsk, come ha detto Ioninsky in precedenza eh, settimana fa, quando eh, ci saranno le condizioni di test su un paese molto interessato che eh, potrebbe essere eh, gli Emirati Arabi. Eh, è stato fatto questo cambio di, eh, di sviluppo, non più 15-16 km di linea a Minsk eh, per fare i test, ma bensì eh, direttamente in un paese dove questa linea, poi una, una volta passata la fase di test, potrà essere utilizzata. E, e, e quindi sfruttata in modo adeguato che non un semplice banco di prova. Tutto il mondo cerca soluzioni, eh, abbiamo Skyway, ma ci sono altri competitor di Skyway: abbiamo l'Hyperloop, che è il treno eh, che eh, viaggia intubato a una bassissima pressione. Questo treno raggiunge la velocità di 1200 km orari e eh, nonostante ciò eh, ha comunque dei tempi di latenza più lunghi in, in partenza e in arrivo e quindi la sua velocità eh, di, di punta è comunque, eh, è comunque rallentata dal, dai tempi di partenza e di arrivo, mentre Skyway è più veloce eh, in queste fasi. Una cosa, una, una cosa molto eh, importante è che l'iperloop è in fase, in, in una condizione di mh, prototipo e ha un costo veramente molto alto. Si parla di 100 milioni di dollari per chilometro, mentre Skyway costa 1, quindi c'è un, un fattore 10 di, eh, sul costo. Skytran è un'altra tipologia di mezzo eh, che è eh, sviluppato dagli eh, israeliani e sostenuto dalla NASA e questo SkyTran ha comunque un limite che è quello che può andare solo eh, su territori pianeggianti e, e, e comunque sia sono le due soluzioni che in questo momento per così dire eh, potrebbero essere dei anche se comunque non sono ancora nelle condizioni dove eh, si trova Skyway. Il mercato economico parla di, eh, fondamentalmente parla di eh, un mercato diviso a, appunto con questi tre eh, competitor di cui il 50% del mercato apparterà a, parte, eh, a, parterà a eh, Skyway. Vedete, ecco una novità di questa sera, l'analisi dei competitor. Eh, abbiamo aggiunto, oltre all'Hyperloop Skytran, il, il treno a eh, levitazione magnetica del Giappone. Eh, questo, mh, questa, eh, fondamentalmente eh, questo treno del Giappone è già eh, operativo, ma chiaramente non è pensabile eh, di sfruttarlo su larga scala. Vediamo quali sono le... Eh, i vari, eh, le varie caratteristiche di confronto. Allora, sulla velocità abbiamo che, se vogliamo, il più veloce l'iperloop, 1300 km/h eh, fino a 1300, eh, il treno a limitazione magnetica fino a 600, qui c'è Skyway a 500, ma c'è già un'estensione a 800 km/h dettata da Uninsky, lo Sky Tran 240 km/h. Per quanto riguarda la sicurezza, eh, tutti i sistemi sono abbastanza eh, sicuri, il meno sicuro di per sé eh, tra tutti è l'iperloop, chiaramente per motivi anche di velocità. Eh, un buon compromesso tra velocità e sicurezza è decisamente è Skyway. Costo per chilometro, ecco il costo per chilometro chiaramente eh, ehm, c'è una netta differenza, il, il, il treno a levitazione magnetica è 105 milioni di dollari a chilometro, 100 lì per loop, 6 milioni eh, di dollari a chilometro per Skytran, eh, mentre Skyway è da 3 a 8 a seconda della tipologia di linea, perché c'è quella struttura rigida, semi rigida e, e flessibile. Eco friendly, ovviamente tutti i sistemi vanno nella direzione di consumare meno e di, ehm, e di utilizzare energia rinnovabile. Chiaramente è una, una cosa importantissima da dire che Skyway è, come vedete nell'ultima colonna, è adattabile a qualunque territorio, mare, montagne, giungle, deserti, eccetera. Mentre tu tutti gli altri tre sistemi hanno bisogno di un eh, territorio pianeggiante. Per questo motivo l'Iperloop eh, è pensato, eh, anche intubato eh, eh, sottoterra. Quindi impatto molto importante sui costi e anche sulle opere da costruire. Ecco questo. È una, eh, una slide molto importante che vi propongo questa sera per la prima volta, giusto per dare un senso alla la domanda: quali sono i competitor? Oggi, non, per fortuna, non ci sono competitor per Skyway, Skyway è decisamente è molto più avanti rispetto agli altri. Qui, un altro esempio di eh, confronto tra la, la metro. Eh, e Skyway eh, la, la metro costa 100, eh, 100 milioni di dollari a chilometro rispetto ai 5,7 di Skyway e, la velocità è, è ridotta rispetto a Skyway 110 km h rispetto ai 150 e, e così via insomma ci sono diverse differenze il payback, periodo di payback, cioè di ritorno dell'investimento, <ride> la metro è più di 40 anni mentre la Skyway 5-7 anni. Il passaggio delle, delle, dei mezzi da 2-8 minuti per, per il, la metropolitana e Skyway si parla di 15-20 secondi, minimo 2 secondi. Velocità media quindi è anche più alta. Insomma, queste sono le differenze eh, eh, giusto per darvi un'idea le tappe della realizzazione del progetto skyway skyway è partito con una progettazione un'idea di unischi nel 1978 c'è stato uno sviluppo tecnologico eh, brevetti eh, invenzioni eh, articoli pubblicati per arrivare al 2014 quando ha iniziato unischi la costruzione è partito in, in in un primo momento in Lituania, in Lituania ha cominciato a fare i lavori, a investire e poi è stato bloccato perché lo ritenevano una spia russa eh, e, e, e alla fine è andato in, in, in un nulla di fatto proprio a giugno del 2017 e senza che eh, il, 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 il governo lituano ha eh, posto la le scuse a unischi quindi non, non, non si sono neanche scusati ma unischi nello stesso momento ha pensato che la cosa migliore eh, in questa fase era di cominciare a fare l'ecotecno park per dimostrare che la tecnologia funziona si può utilizzare e, e distribuire in tutto il mondo e è partito in soli due anni da un territorio di 36 ettari eh, in, Bielo in Bielorussia, Minsk eh, dove non c'era nulla è riuscito a fare un ecotecnoparking dove ci sono già tre linee eh, con 10.000 alberi piantati ha creato un'azienda un da, da zero eh, che eh, presenta già 400 persone in cui ci lavorano tra addetti specializzati eh, progettisti e, e, e così via questa opera nel 2016 ha iniziato la, la dimostrazione e la certificazione dell'Unibike per poi passare all'Unibus e adesso all'Unitrack. Eh, ci sono già dei progetti locali nei vari paesi che sono andati in visita a Minsk, più di 50 delegazioni di paesi in, in tutto il mondo sono già eh, venuti in visita a Minsk. E, eh, da, da oggi eh, chiaramente siamo nella fase della conclusione delle certificazioni per, la per poi partire alle, nella distribuzione de del della tecnologia nei vari progetti che sono già stati ehm, ultimati solo da poter eh, iniziare i lavori. Eh, nel tra il 2018 e il 2020 chiaramente ci sarà il lancio pubblico della... Eh, il, il lancio pubblico delle, dei titoli di Skyway e eh, l'inizio dell'apertura eh, dell della, ehm, della, della pubblicazione della moneta digitale quindi anche questo è un aspetto importante perché più che la moneta digitale è la blockchain la tecnologia il sistema che permetterà di gestire un flusso enorme di dati eh, di tutta la rete eh, Transnet eh, di trasporto merci e passeggeri di Skyway. Vedete qui alcune foto eh, che ritraggono le linee. I test sono partiti nel 2001 eh, il, le, dove sono state testate le, le strutture e avete notato come anche un camion è stato utilizzato per, i, per eh, sostenere per il, il fatto che queste strutture possono reggere carichi molto pesanti quali appunto quello de, di un camion e qui c'è l'ecotecno park eh, suddiviso in tre linee e eh, 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 che permette di avere questa tecnologia pronta all'uso Ecco come funziona questo progetto, questa startup. up Allora, sono stati introdotti dei precontratti per la vendita del sistema di trasposto Skyway per più di 180 miliardi di dollari. Cioè, ci sono dei paesi interessati, hanno visto la tecnologia, la dimostrazione e hanno fatto dei precontratti per questa cifra. È partito lo, lo sviluppo del, dell'EcoTechnopark attraverso il finanziamento pubblico e privato, con il cosiddetto crowd investing. Il crowd investing permette di raccogliere fondi da, da privati e, e da piccole e medie aziende, e, e ogni persona che eh, versa/dona queste cifre diventa coproprietario della tecnologia. E, e, e diventa coproprietario di un progetto che eh, ovviamente eh, porta avanti una buona causa, quella di ridurre gli incidenti stradali mortali, eh, di salvaguardare l'ambiente, di muoversi più velocemente, di sviluppare eh, sul territorio, in ogni paese, il turismo e quindi è un volano economico senza precedenti. Il finanziamento necessario per la realizzazione è di 200 milioni di dollari. E chiaramente il valore dell'Ecotecnopark si aggira già a un miliardo di dollari, quindi è quattro volte quello che serve per costruirlo. E quindi abbiamo già parlato dell'Ecotecnopark che si trova in Bielorussia e su un'estensione di 36 ettari. Ha mh, permesso questo Ecotecnopark di creare un centro di innovazione leader a livello mondiale, eh, proprio in Bielorussia, e solo per il 2017 ci sono stati in visita 50, eh, le autorità e, e delegazioni di imprese per oltre 50 paesi. E questo ha permesso di attrarre eh, l'interesse di eh, milioni di dollari di investimenti stranieri eh, ovviamente da tutto il mondo e questo ha permesso di sviluppare anche una, una, una società, un'azienda eh, con più di 420 posti di lavoro legati all'alta tecnologia perché si parla di innovazione. Proprio oggi c'è stato un articolo che è uscito: che c'è stato il primo laureando che ha eh, fatto una tesi di laurea sul, eh, sulla tecnologia stringa di eh, chiaramente Chiaramente questa, questo è un, un accordo che ha, ha stipulato UNICEF, quindi Skyway, con l'Università di eh, Minsk in Bielorussia. Queste, mh, queste cooperazioni per la ricerca e lo sviluppo di, mh, di materiali, di tecnologie innovative è fondamentale per tutta una serie di sviluppi eh, anche nel mondo del, del lavoro. Qui vedete alcune foto dell'Ecotechno e delle linee già costruite e in fase di test che sono state appunto fatti nel 2017. Qua vedete alcune foto eh, di particolari della, della linea e eh, in questa slide potete vedere eh, la differenza tra trasporto urbano, trasporto merci e extraurbano ad alta velocità. Eh, non mi soffermo più di tanto perché eh, chiaramente le caratteristiche le, le conosciamo, velocità 150 km/h, distanza di trasporto massima 200 km per il trasporto urbano, quello merci si va a oltre 10.000 km a una velocità un pochino più bassa, 120 km/h, per arrivare fino all'extraurbano a 500 km/h e trasportare anche un milione di persone al giorno. Ecco, questi sono poi gli scenari che si possono mh, incontrare. In questa slide, chiaramente abbiamo già visto prima, ma la riprendiamo: possiamo notare come Skyway è nelle condizioni ottimali se noi eh, andiamo a valutare il capitale investito, l'inquinamento dell'ambiente, l'incidentalità nei trasporti e le spese di esercizio. Eh, rispetto a tutte le altre modalità di trasporto treno levitazione magnetica, via monorotaia, quindi ehm, la, la metropolitana, trasporto stradale, trasporto ferroviario. Quindi qui vediamo proprio in dettaglio i, i, le varie situazioni e Skyway è eh, nella condizione ottimale in tutti i quattro quadranti. Qui invece è una, una slide molto interessante che ci permette di andare a visualizzare qual è la visione di Uninsky, cioè quella di dire invece di costruire strade che, che sono ottenute facendo una serie di strati di materiali diversi, e, i quali permettono di raggiungere dei costi pari a 1500-2000 dollari al metro quadro. Ecco, la visione di Unisq è quella di, invece di continuare a costruire strade, di toglierle, di ribonificare i terreni e questo ci permette di, eh, di eh, far sì che andiamo a spendere 30 dollari al metro quadro. Quindi l'idea di Unisq è portare l'industrializzazione sopra la terra, non sulla terra. I componenti della tecnologia Skyway abbiamo detto che sono, eh, sono mh, tutti componenti che messi insieme costituiscono la struttura e ci sono ovviamente delle, mh, delle sicurezze che permettono di elevare appunto, la sicurezza del trasporto fino a 100 volte con impianti frenanti anti-deragliamento eh, e quindi permettono di viaggiare in sicurezza non c'è la possibilità di collisione perché ogni linea è dedicata a una sola direzione. Questi sono dei, dei mezzi che, che Uniski ha eh, eh, progettato. L'unibus di, eh, di due stringhe, grande potenza, vabbè, il peso 15 eh, 15.400 kg. Il numero di passeggeri fino a 168 persone, il peso di trasporto 12.600 eh, kg. L'Unibus ha una massima velocità di 150 km/h e sarà presentato all'Innotrans a settembre, dal 19 al 22 settembre, a Berlino. Quindi vedremo un abitacolo di questo, di questo tipo proprio a Berlino. Qui invece l'Unibike che eh, sono già certificate ed è eh, in fase di trasporto eh, alla fiera di, eh, di, che, che si terrà il, credo l'11 o il 15, comunque a metà aprile, negli Emirati Arabi. E quindi eh, Uniski e Skyway presenteranno l'UniBike negli Emirati Arabi, dove probabilmente sarà Utilizzato per uno sviluppo di una linea. Qui vedete alcune simulazioni di linea Unitrack per il trasporto merci, tutto eh, automatizzato e c'è già un forte interesse anche in Italia per questi, eh, questi dispositivi automatizzati di trasporto. Qui vedete un'applicazione invece di un trasporto dei container e, e ho pubblicato proprio oggi. Sul gruppo eh, un'immagine che mi ha, eh, mi ha suggerito eh, Mario da Potenza, che ringrazio, e, dove c'è proprio nella fiera di eh, Jakarta in Indonesia un, eh, un plastico dove, dove appunto c'è questo, eh, questo unitrack che trasporta il container su, su stringa, insomma. Quindi, diciamo che in ogni fiera dove Skyway si sta portando va a sempre più a pubblicizzare i propri dispositivi, i propri mezzi di comunicazione e collegamento. Ricordo anche che ci saranno altre due importanti fiere in cui Skyway sarà presente, una è in dunque a Singapore, e l'altra appunto è um, a Berlino a settembre. La tecnologia di Skyway è basata su rotaia innovativa a corda, eh, questa è la, diciamo, la sezione, c'è un elemento di fissaggio della corda al corpo della rotaia, eh, che blocca l'anima appunto di questa rotaia che è un fascio di fili di acciaio tesi. Eh, questa tipologia di eh, struttura di questa rotaia innovativa a corda è eh, continua, non ci sono interruzioni come ci possono essere in un binario tradizionale del treno eh, ed è fatta in, in tal modo eh, dove le ruote in acciaio dei mezzi appoggiano su tutta la superficie. Sky, eh, Skyway è stato studiato da Unischi affinché il, la potenza dell'attrito è ridotta di 10 volte, quindi da 1000 a eh, 10. Questa è una foto di una parte di linea dell'EcoTechnoPark e, e c'è raffigurata l'unibike, l'utilizzo di energie solo rinnovabili, abbiamo le pale eoliche e il, il fotovoltaico, quindi la riduzione di potenza necessaria eh, per contrastare l'attrito delle ruote di acciaio sulla stringa comporta una riduzione dell'energia e quindi un utilizzo più ottimale delle, delle energie rinnovabili. Questa è ancora una foto dell'unibus sospeso sulla struttura rigida, questa è una parte di linea dell'alta velocità eh, che, viene, che è stata comunque eh, completata in parte proprio per dare, eh, un, dare prevalenza, priorità a uno sviluppo. Di, di, della stessa linea in un contesto di, eh, diverso per poterla utilizzare direttamente l'unitrack eh, anche questo l'ecotechno park è in fase di test eh, in assemblaggio e test sulla, sulla linea eh, l'unitrack eh, chiaramente eh, viaggia su su eh, linea flessibile. Questo invece è un esempio di simulazione per il trasporto merci dal, nel polo industriale verso anche verso le navi merci che sono lontane dal porto. Come in questo caso. Qui vediamo come Skyway può essere costruito su quasi tutti gli spazi pubblici e non impatta neanche sul, eh, sulla visibilità. Di, eh, nelle città nei, nei, perché comunque è limitata la, il suo spazio di ingombro. Qui alcune foto dell'azienda, abbiamo detto che eh, ci sono 15 uffici di progettazione uniti eh, con più di 100 costruttori, eh, è un'azienda un in forte crescita in, dove eh, si, si sviluppano professioni, specializzazioni sempre più importanti e quindi il valore aggiunto dell'azienda non è solamente quello di non avere debiti perché essendo azienda finanziata dalle, eh, dalle persone che contribuiscono e, e, quindi, eh, e quindi ha eh, un finanziamento senza eh, dover ripagare degli interessi ma questi interessi saranno ripagati alle persone che hanno eh, sostenuto l'azienda stessa attraverso il valore stesso che l'azienda andrà a, a, a ottenere nello sviluppo dei progetti. Eh, infatti con questa, con questa trattazione eh, voglio, voglio suggerire un, eh, un ringraziamento, vorrei ringraziare tutti le persone dalla, dalla prima all'ultima per, in, 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 ehm, proprio a, eh, perché ognuno dà la sua parte piccola o grande che sia è comunque importante per far sì che eh, l'azienda cresca nel migliore dei modi e in nome di skyway ringrazio tutti 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 quelli che eh, hanno aderito che eh, aderiranno e che stanno per aderire eh, al crowd investing per poter arrivare al punto in cui la tecnologia sia eh, sviluppata nei progetti veri e propri e quindi utilizzata dai cittadini. Qui vedete alcune foto di, eh, delle, delle varie segmenti eh, di eh, azienda dove ci sono i collaudatori, i progettisti, i, e così via. Anche la Federazione Russa, il eh, Ministero dei Trasporti, ha ufficialmente riconosciuto Skyway come una tecnologia innovativa. Abbiamo diverse certificazioni eh, molto recenti, In metà marzo è arrivata quella del TUF, eh, certificazione importantissima che permette di eh, definire una, eh, un Sistema di gestione secondo l'ISO 9001-2015 nel paese bielorusso per la Skyway Technology e eh, Skyway Technology è entrata anche nel, nel WTP, cioè nell'Associazione Internazionale dei Trasporti Pubblici con un numero di matricola. Rilasciato a Bruxelles il 16 febbraio 2018. Queste sono le certificazioni più importanti. Eh, eh, abbiamo, mh, ho già detto più volte che le persone hanno eh, visto Skyway come si sta impegnando nelle fiere. Eh, Quest'anno ce ne sarà una vicina a noi in Europa, all'Inno Trans a, a Berlino, e ci sarà occasione di vedere dal vivo la Lunibus, ma io suggerisco che dal vivo si possono vedere anche le linee eh, andando all'Ecotechno Park eh, quest'estate eh, a visitarlo perché ci sarà l'Eco Festival il terzo anno consecutivo eh, dove ci saranno importanti eh, tecnologie innovative che UNISC metterà eh, 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 metterà eh, a disposizione per toccare con mano vedere e ovviamente non saranno completi di, della massima tecnologia ma saranno dimostrativi e ha già pronunciato che ci sarà un drone che sarà utilizzato per la costruzione delle linee in automatico nei posti in più inaccessibili e ci sarà un'automobile elettrica per i diversamente abili che avranno appunto hanno delle limitazioni di movimento e ha promesso l'anno scorso all'EcoTechno Festival di poter eh, dare un, eh, una, una, una soluzione innovativa mai finora eh, progettata che è quella di un'automobile dove uno con la carrozzina può salire in macchina senza dover eh, scendere dalla carotina stessa quindi diciamo che anche sulla mobilità elettrica Juninski ha preparato delle dei prototipi molto molto interessanti il 22 marzo quindi appena concluso c'è stata la fiera a Jakarta in Indonesia e, e ho appunto detto che c'era un plastico che era eh, faceva vedere plastico era, mi, mi ricordo il, il trenino che avevo quando ero piccolo, eh, eh, della stessa analogia. Quindi vedremo poi anche le scatole che giochi, nei giochi per i bambini di Skyway <ride> che si potranno comporre. E appunto c'era questa, questa dimostrazione de, della, della linea rigida con l'Unitrack che trasportava i container. Fiera mondiale. Di Notrans a Berlino 18-21 settembre ci sarà l'unibus a eh, se, eh, a 68 posti. Qui vedete alcuni paesi che hanno lasciato preordine per l'utilizzo della tecnologia Skyway, si passa dall'Unione Europea all'Australia, la Russia, Emirati Arabi, Vietnam, Bolivia, aggiungo India, Indonesia e eh, anche San Marino San Marino eh, con una delegazione di architetti eh, che sono andati a Minsk ci torneranno nei prossimi mesi per sviluppare un progetto nella zona di eh, San Marino Rimini eh, ed è uno sviluppo abbastanza concreto che, che stiamo portando avanti ehm, Ovviamente ci sono altri progetti di interesse su Milano, su, negli Abruzzi, in Sicilia, in Calabria, ci eh, sono già stati fatti degli eventi, ne faremo degli altri, proprio per sensibilizzare le istituzioni sul territorio locale affinché possono eh, mettere in, in, eh, sul tavolo anche soluzioni Skyway, perché hanno comunque eh, un'efficienza eh, importantissima. Anche Dubai è in prima linea per la tecnologia Skyway. Nella prossima fiera, a metà aprile, ci sarà appunto eh, in esposizione l'Unibike. Qui alcuni esempi di progetti: la stazione innovativa um, nell'aeroporto di eh, San Pietroburgo. Qui invece vedete. Vedete Roduc che è l'ex ministro dei trasporti australiano che ha fatto un accordo per portare Skyway su tutto il, 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 il litorale del, dell'Australia, eh, circa 40.000 km di linea, 57 miliardi di valore del dollaro australiano e quindi diciamo che è un accordo molto importante. Qui invece un un pre-accontratto di 922 milioni di dollari che include tre progetti in India. E qui Ioannischi l'anno scorso è stato in visita al Dalai Lama anche, eh, che ha eh, con, confermato che Skyway è una tecnologia che eh, abbraccia l'ambiente la, e non lo devasta. Obiettivo e sviluppo di Skyway in Italia. Io quando sono entrato in questo progetto come semplice eh, diciamo, eh, con, contribuente per eh, aver donato una mia, una mia quota per portare delle quote a, a casa e, e riferirle alla la mia, la mia bimba di 9 anni, ho eh, constatato che Skyway invece non è solo una semplice raccolta fondi per costruire un progetto ma è un volano per uno sviluppo di progetti pubblici e privati, uno sviluppo di produzione eh, di infrastrutture, eh, edifici per smart city, quindi è lavoro per gli architetti, per gli ingegneri, un, un, un lavoro eh, che gli architetti possono eh, cominciare a pensare e interagire per strutture eh, con, eh, concepite per ehm, far passare questi, questi snodi, queste linee di Skyway. Formazione universitaria, oggi stesso c'è stato il primo laureando su una tesina di, della, della tecnologia stringa, e lavoro specializzato, quindi c'è un volano di business molto molto importante e quindi lavoriamo per diffondere e sensibilizzare chi vuole partecipare a un'occasione unica perché eh, acquistando acquistando, cioè donando, eh, dona, facendo una donazione si ottengono delle quote di, di, di questa azienda che poi cosa permetterà di fare? Ci permetterà di avere dei dividendi e, eh, e quindi noi andiamo a eh, contribuire allo sviluppo intellettuale, allo sviluppo tecnologico più innovativo che ci possa essere in questo momento a livello dei trasporti. Ribadisco, questa operazione del crowd investing non è un prodotto finanziario perché noi devolviamo del denaro per sviluppare un progetto per sviluppare uno studio tecnologico innovativo. E chiaramente queste quote di partecipazione che ci vengono riconosciute da parte dell'azienda si trasformeranno in azioni. A quel punto lì sì che potremmo eh, concretizzare il valore che effettivamente avranno considerate che siamo nella fase 10 questa fase permette di avere un valore intrinseco delle quote di 0,012 dollari in fase 11 tra eh, poco più di 10 giorni passerà a 0,018 quindi un 30% di valore in più quindi se avete eh, preso, eh, avete preso che, facciamo un esempio, 10.000 quote di, eh, di Skyway, queste 10.000 quote a 0,012 sono eh, 1.200 dollari. Tra 10 giorni avrà un valore intrinseco di 1800 dollari, quindi 600 dollari in più. E così via, insomma, man mano che si va avanti con le fasi, si aumenta il valore fino ad arrivare a un dollaro, che sarà la, la contrattazione iniziale in borsa. E poi dividendi per la vita, proporzionati al numero delle, delle azioni che possederemo e si avrà una retribuzione diretta proveniente dai dividendi quindi è un'occasione unica di scommettere eh, su questo progetto. Chiaramente ehm, si può partecipare devolvendo una, una somma di denaro e, e, a, e avendo in cambio delle quote dell'azienda stessa, ma si possono anche avere dei vantaggi legati al fatto che parliamo di questo progetto alle persone. Tutte le persone che si avvicinano al progetto ci permettono di eh, ottenere dei riconoscimenti da parte dell'azienda con del, dei bonus. Questi bonus li possiamo utilizzare per prendere altre quote aziendali ma poi, e, e, e quindi eh, ci permettono di far crescere l'economia di Skyway e la nostra economia nel momento in cui si capitalizzerà tutto il discorso. Il gruppo Skyway è costituito da diverse società, la Skyway Technology è quella che si, si occupa della, di, dello sviluppo tecnologico eh, e quindi delle, delle ricerche su, su, su materiali innovativi. Poi abbiamo la Global Transport Investment che è la, la società di investimenti di trasporto globale e la Euroasian Rail Skyway System Holding Limited, Limited 1 e Limited 2 che è quella che distribuisce ed eroga le quote Skyway a, alle, eh, ai, alle, ai cittadini che hanno devoluto denaro. La Uniski Corporation è la società a cui fa capo il Prinsky mentre For Skyway Invest Group è la società finanziaria con sede a Londra eh, suddivisa in due eh, sottobranchie sotto, sotto eh, Skyway Capital eh, che, che rappresentiamo in, in queste quest operazioni di raccolta fondi oppure Skyway Invest Group che è un'altra tipologia di società che eh, anch'essa ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la conclusione dell'ecotecnopark. Qui avete un po' di numeri legati al fatto che l'operazione eh, è eh, rappresentata da una raccolta di eh, 400 miliardi di dollari, questi 400 miliardi di dollari, 200, cin, eh, intorno ai 250 sono per l'ecotecnopark, mentre gli altri per lo sviluppo tecnologico. Eh, ehm, 133 miliardi suddivisi in 60 da una parte di una società e 73 dall'altra sono quei capitali che vengono raccolti con eh, i cittadini privati e le piccole e medie imprese a che punto siamo siamo veramente eh, vicini alla distribuzione di tutte queste quote siamo eh, su un, sulla Holding 1 e l'RSS 1 eh, i 60 miliardi sono già stati completati, sulla RSS 2 siamo intorno ai 61, 60, 61 miliardi, mancano circa 10 miliardi di eh, quote, considerate che ci sono anche dei pacchetti dilazionati e ratezzati, quindi siamo molto vicini alla saturazione di queste quote, quindi affrettatevi a prendere eh, eh, a devolvere una somma di denaro che vi permette di avere un certo numero di quote di partecipazione, dopodiché quando sono finite non, non le potete più comprare se non attraverso il mercato azionario e lì però il, il valore del, dell'azione dell sarà ben diverso da quello di adesso. Qui avete i vari, i vari pacchetti. Come ho detto prima, eh, c'è un'importante scadenza. Il 31 marzo eh, scade la possibilità per tutti quelli che hanno preso dei pacchetti in fase 8, in fase 9, di replicare almeno uno. Non se ne possono fare più di uno, solo uno. A scelta tra tutti quelli che uno ha, qual è eh, quello con le condizioni migliori, si sceglie e si porta. A, eh, a, desti, eh, diciamo, a raggiungimento della, della, del numero di quote necessarie previste che sono in, in queste soluzioni. Ehm, faccio un esempio, supponiamo un pacchetto da eh, 400 dollari, eh, vengono assegnate 32.000 quote eh, di cui 4.000 sono in bonus queste 4.000 si ottengono se la prima rata viene fatta doppia perché sono rateizzate a 50 dollari al mese per 9 mesi e se la prima rata la facciamo doppia noi abbiamo diritto a 4.000 quote in più quindi 28.000 più 4.000, 32.000 oppure due, due eh, persone che sostengono il progetto e quindi eh, versano una, una somma di denaro minima di 25 dollari eh, se invece eh, consideriamo un pacchetto da 1.800 dollari eh, abbiamo 189.000 quote, quindi uno sconto di 95 o 105 a seconda se facciamo appunto rispettiamo una delle condizioni appena dette: o doppia rata, prima, prima doppia rata, o eh, due, eh, due persone che devolvono almeno 25 dollari entro i 30 giorni da quando io stipulo questo contratto di donazione ci sono anche degli altri, eh, eh, delle altre possibilità sono legate però a dei bonus che l'azienda ci riconosce quindi se noi abbiamo dei bonus a sufficienza per acquistare una di questi eh, di queste condizioni contrattuali abbiamo eh, qualche, azione, qualche quota di, di, di Skyway in più facciamo un esempio quello da 250 dollari otteniamo 18.750 invece se abbiamo utilizziamo i bonus che l'azienda ci riconosce per il semplice motivo che abbiamo fatto eh, insomma, sensibilizzazione divulgazione del progetto ad altre persone ne otteniamo qualcosa in più, 20.000, quindi da 18.750 a 20.000 quote. Qui invece avete una tabella riassuntiva che ci permette di eh, ottenere con un pacchetto una tantum, cioè una, un pagamento unico, delle quote e con degli sconti che variano da, da un minimo di 20 ad un massimo di 175. Eh, a seconda appunto della, eh, della somma versata con 15 dollari ottengo 300 quote a salire fino ad arrivare a 150 mila dollari eh, 25 25 250 mila quote naturalmente i pacchetti ratezzati sono quelli più convenienti una volta che uno ha terminato il pagamento di tutta la, la, la quota decisa per, per la donazione, eh, viene rilasciato un certificato che attesta che, è un, è un certificato elettronico, che il contratto è eh, stipulato tra eh, la persona e Skyway. Dopodiché questo, con, questo documento viene trasferito e eh, le quote vengono assegnate alla Unisky Corporation. Nell'ultima fase Eurasian Rail Skyway System Holding Limited 1 o 2 manda in stampa lo stato del in stampa appunto il certificato che attesta che queste che è un certo numero di quote saranno eh, rappresentate eh, personalmente in termini di azioni nel momento del lancio in borsa il certificato è in carta filigranata con un ologramma protetto da una pellicola che non, io non ho ancora tolto questo eh, certificato può essere spedito a casa eh, con un, un costo di 10 dollari chiaramente eh, una volta che uno ha fatto l'ordine della spedizione a casa può già scaricarlo in formato digitale Eh, come eh, i certificati di Skyway eh, assegnano delle quote ben de specificate, ben definite alle, eh, ai cittadini che hanno partecipato alla donazione e allo sviluppo dell'ecotecnopark, Park, ci sono stati altri eh, protagonisti nella storia a emettere questi certificati. Una caso è Walt Disney Company che prima di avere i soldi, le sovvenzioni andò a bussare a 300 banche, la 301esima gli diede i soldi per partire, e... mentre invece altri, altri casi importanti, quali Yahoo, McDonald's, Google, Microsoft, la Apple, cioè eh, ce ne sono tantissimi che hanno sfruttato lo stesso meccanismo, lo stesso Facebook e così via. Eh, perché eh, vi ho messo a confronto eh, diciamo, marchi eh, importanti, rinomati, eh, eh, che solo pochi anni fa non, non esistevano, eh, perché ovviamente eh, avendo investito qualche cosina in queste idee, che poi erano idee sostanzialmente, eh, si poteva ottenere dei grandi capitali. Lo stesso dicasi per Skyway. Skyway è un progetto che ci permetterà di ottenere delle, eh, delle, dei, un valore aggiunto al, ai soldi devoluti per questo progetto senza precedenti. Eh, considerate che Skyway è eh, Google, è il trasporto merci, è il trasporto passeggeri, quindi è comunicazione, trasporto. Eh, energia internet quindi skyway è una transnet una rete di trasporti generale che comprende tutte le aziende eh, che eh, singolarmente si occupano di un solo servizio eh, Sheridan nel 1998 investì 100 dollari e la quota di oggi è stimata più di un miliardo di dollari ecco questo dovete dovete un attimo eh, su, su è una slide su cui riflettere no eh, tante volte si dice ma eh, sono tanti il progetto sarà vero o non vero comunque sia ci sono dei dati oggettivi c'è l'azienda c'è la fabbrica ci sono specialisti ci sono architetti che ci lavorano ingegneri e, e quindi è importante che voi eh, consolidate questa idea, il fatto che eh, Skyway è vera, un'azienda vera, solida, non ha debiti, ehm, ha dei finanziamenti che arrivano dai cittadini, dalle piccole e medie imprese, quindi per forza di cose è fondamentale entrare e partecipare in questo progetto. Sarebbe da stupidi vedere il progetto, scusate il termine, vedere il progetto, e non partecipare anche con una piccola donazione bene siamo giunti al, al termine di questa eh, presentazione vi ricordo, eh, la, vi ricordo la cosa molto importante di eh, chiaramente eh, delle scadenze fase 11 eh, partirà l'11 aprile la fase eh, invece, la promozione per i pacchetti che, che si sono tenuti nel 2016 e nel 2017 eh, sta per concludersi. Quindi, chi ne ha presi se ne scelga uno perché la possibilità di replicarlo alle stesse condizioni della fase 8 e la fase 9 è uno solo. Eh, entro il 31 marzo, quindi avvisate tutti quelli che ne hanno in possesso per poterli, eh, per, per poterli riacquistare. Riacquistandoli avrete, le avrete delle quote eh, che eh, poi non, 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 saranno più, mh, eh, non ci saranno più eh, da acquistare a questo, a questo valore. allora vi faccio, vi faccio rivedere allora, la locandina vi ricordo allora vi faccio vedere la locandina adesso se riesco a caricarla che non si carica allora, la locandina che ho messo all'inizio ve la faccio eh, rivedere perché così cominciate a, ehm, a prendere coscienza dell'organizzazione dell'evento. Dell ecco, per quelli che si sono collegati in, in ritardo, eh, la conferenza internazionale. Eh, si terrà a Peschiera del Garda il 9 giugno 2018 e eh, quindi cercate comunque di, eh, di organizzarvi per portare persone eh, in modo da eh, creare un bell'evento e, e avere i direttori generali di Skyway Capital che ci illustreranno e ci porteranno pro, eh, innovazioni eh, sui progetti e sulle eh, le, eh, i progetti direzionali nei vari paesi con questo ho eh, terminato la, la presentazione mi raccomando il mh, mi raccomando le scadenze importantissime perché eh, negli ultimi giorni ci sarà una corsa a fare tutti i vari pacchetti e chiaramente poi succederà come sempre è successo che qualcuno non riesce a entrare nella promozione della fase 10 perché si passerà in fase 11. Un saluto a tutti, buona serata e vediamo l'ultimo filmato della serata.